Lo svezzamento è un momento molto importante e molto delicato nella vita del bambino, nel quale il pediatra gioca un ruolo molto importante. Di conseguenza la SIPS, la Società di Pediatria Preventiva Sociale, ha messo a punto un documento per dare proprio delle linee di indirizzo che ci è stato presentato in anteprima qui a Napoli al congresso Napolè dal dottor Di Mauro, presidente del congresso. Dottor Di Mauro, perché questo documento intersocietario sullo svezzamento? Cosa c'è di importante e di nuovo? Certo, il messaggio numero uno è che la nutrizione deve interessare in primis il pediatra. Il pediatra deve parlare di più con i genitori sin dalla prima visita di alimentazione di nutrizione, perché i primi anni di vita sono importantissimi per quel bambino. Ma che cos'è parlare di nutrizione? Parlare di nutrizione significa parlare di prevenzione, tant'è vero che una corretta alimentazione può essere molto più importante di un vaccino, cioè possono prevenire malattie che con la nutrizione anche a distanza di tanti anni possono non avvenire. Quindi è prevenzione primaria e parlare come se parlare di vaccinazione. Va benissimo parlare di vaccinazione, ma parlare di nutrizione per prevenire malattie che si possono avere anche a distanza di decine d'anni. Dottor Di Mauro, in Italia, specialmente al sud, ma sicuramente non solo, c'è un forte problema di obesità infantile. Cosa fare per affrontarlo? È vero, il problema numero uno è questo sovrappeso, obesità, non bisogna arrivarci. Una volta che ci si arriva, difficilmente ne usciamo. Ecco che con questo documento intersocietario, di cui ha partecipato non solo la SIPS, ma la Federazione dei Medici Pediatri, la SINUPE e altre associazioni, voglio dire, è importante perché sin dall'inizio, con corretti stili nutrizionali, mettiamo il bambino a non arrivare nelle condizioni di sovrappeso, di obesità e quindi fare prevenzione primaria. Qualche consiglio pratico alle mamme riusciamo a darlo anche nella sintesi estrema di un'intervista? Certo, possiamo dire due o tre cose sicuramente: allattamento materno almeno fino a 6 mesi, meglio ancora fino a un anno. L'allattamento, il latte materno non è un latte comune, è un sistema biologico unico che mette nelle migliori condizioni di fare prevenzione su quel bambino. E l'altra problematica sono il carico proteico, quindi se noi abbassiamo il carico proteico, una corretta alimentazione complementare, un'attività fisica, noi questo bambino sicuramente non ce lo troveremo in sovrappeso, non ce lo troveremo obeso e quindi avremo un adulto migliore, un nonno migliore. La definizione possiamo chiudere: per avere un domani un nonno migliore di oggi, lunga vita e meno patologie, quel bambino deve avere avuto un buon pediatra.